Siamo col direttore sportivo del Gladiator Antonio Governucci, 3-1, secondo posto a questo punto meritato del campionato. Ma un secondo posto meritato, l'avevo predetto anche nelle interviste precedenti alla DNA Nerazzurro, perché era doveroso che arrivare secondi. Poi voglio fare complimenti oltre ai nostri ragazzi, al tecnico, allo staff, a tutti. Voglio dedicare questo secondo posto, lo voglio far condividere insieme a noi, non voglio essere sempre ripetitivo, ma anche a coloro che hanno collaborato con noi dall'inizio e ora non ci sono più per scelte societarie, però meritano anche loro questo grande secondo posto, come gente come Squillante e come D'Amore. Però oggi bisogna guardare avanti e bisogna vedere che il Gladiator è secondo. Voglio fare complimenti alle partite vere, perché la partita Campania-Matera, se qualcuno potesse pensare diversamente, io ne ero certo che il Campania si giocasse la partita alla grande, come ha dimostrato, sotto di due reti e poi pareggiare 2-2, quindi complimenti al Campania, complimenti a noi, ma complimenti soprattutto alla lealtà sportiva e al calcio campano. Parto di playoff, il suo appello alla tifoseria, possono essere davvero il 12° uomo in campo? Ma purtroppo la tifoseria sono sempre quei 50-60 ragazzi che vengono ad urlare, a strigliare la squadra e ad applaudirci. Faccio un appello agli altri, io faccio un appello a noi stessi, di essere sempre vicini alla società come lo siamo noi, domenica dopo domenica. Poi se la gente sente veramente questa maglia, questa città, non lo debba dire io. Loro vedono i nostri sacrifici, i sacrifici della società. Sta a loro se vogliono venire allo stadio. Noi siamo sempre qui, siamo pronti ad onorare e a ricambiare i colori della maglia e a stringerci forte vicino alla società, perché c'è un futuro importante in questa società e lo vogliamo dimostrare. Lo stiamo dimostrando dall'inizio e lo dimostreremo fino alla fine, finché la matematica non ci dirà che siamo fuori dai playoff. Grazie. Oggi era il debutto alla guida del Gladiator, debutto interno. Mister Feola, che partita ha visto? 3-1, un secondo posto meritato alla luce di quanto visto tutto questo campionato? Sì, i ragazzi l'hanno meritato questo secondo posto va diviso e condiviso con la squadra e lo staff che mi ha preceduto, perché io in due partite potevo fare poco e ho fatto qualcosa, però il merito è di questi ragazzi e gli va dato atto dello strepitoso campionato che hanno avuto, e hanno coronato il secondo posto perché l'hanno meritato dall'inizio alla fine. Se 3-1, potenza di trasformare qualche critica, qualche fischio in applausi finali? Allora, io mi ero già promesso che pure se perdevamo, perché questa è una partita aperta a tutti i risultati, perché a noi il pareggio non serviva, a loro non serviva, è stata una partita aperta, potevamo vincere o potevamo perdere. Non dimentichiamoci, abbiamo giocato contro una squadra, il Bisceglie, che secondo me insieme a Matera e Lisca sono i tre organici più importanti e più forti di questa categoria. Perciò, pure se perdevamo, io devo dire grazie a questi ragazzi, che questi ragazzi hanno fatto 38 partite e hanno dato sempre il massimo. La cosa che mi è piaciuta è che non hanno mai mollato, hanno fatto alcuni errori, però si sono impegnati al massimo e hanno dato l'anima per questa squadra. Grazie, in bocca al lupo. Crepe.